Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi dell'attualità e della politica dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Sono ospiti in questa puntata il consigliere regionale Luca Barberini, Salve. Partito Democratico, ed il consigliere regionale Alfredo Desio, Gruppo Fratelli d'Italia. Comincerei da Desio in quanto Ternano perché vorrei proprio sentire subito da lei... Perché è questa settimana? No, ancora... no, nello specifico <ride> in quanto cittadino di Terni e come politico, come consigliere regionale molto attivo sui problemi che ha Terni, il più grande diciamo riguarda il lavoro e riguarda non solo Terni perché se si blocca l'area industriale Terni-Narni in diciamo che una grossa fetta del, del reddito prodotto in Umbria si ferma, eh, c'è cioè il rischio per, tanti, eh, per tante famiglie rischio di stipendi, posti di lavoro è un'avvertenza infinita ha avuto vari eh, passaggi dai finlandesi il ritorno a ThyssenKrupp poi un piano industriale lanciato che ha seminato diciamo così, lo sgomento proprio per la preoccupazione di centinaia di posti di lavoro a rischio, un piano che è stato al fine ritirato anche su intervento della politica e tra l'altro mentre siamo in onda al Ministero dello Sviluppo Economico si parla non diciamo solo di terni ma anche di questo perché finalmente è diventato un problema di livello nazionale. Desio le ultime su questi passaggi. Ma, eh, come giustamente è stato ricordato, insomma, l'Umbria nella sua nel suo territorio del sud diciamo, una concentrazione importante di quelle che sono produzioni industriali, una presenza altissima di multinazionali, ma direi che l'avvertenza dell'acciaieria è qualcosa di più, è persino qualcosa se vogliamo di più importante di quello che è naturalmente drammatico come problema, cioè la perdita di posti di lavoro, la perdita di competitività di un territorio e quindi il fatto che questa produzione, che è stata sempre una produzione Legata al territorio di Terni, ma comunque una tradizione che è proprio rappresentata anche l'Umbria possa in qualche modo declinare rispetto a quelli che sono gli eventi, diciamo così, che globalmente si muovono nel pianeta. Però il problema è un altro, il problema è quello della politica industriale italiana. E Terni rappresenta un po' il paradigma di quella che è la politica industriale italiana che da ormai decenni non riesce più ad esprimere quella qualità e quella quantità nelle produzioni nazionali che aveva fatto del manufatturiero italiano uno degli elementi di forza dell'Italia stessa nel panorama europeo e mondiale in generale. Questo credo che sia l'elemento che vada ripreso proprio partendo dal caso Terni. È stato ricordato qual è stata la vicenda che ha portato a questo momentaneo aspetto della crisi degli stabilimenti di produzione siderurgica ma quello che sta dietro è una partita continentale che si gioca sulle residue quote di produzione dell'acciaio. Allora eh, è stato deciso, perché ormai lo possiamo dire in maniera abbastanza chiara, che una parte importante della diminuzione delle produzioni dell'acciaio la dovesse pagare Terni, la dovesse pagare Terni la dovesse pagare l'Italia. E questo è stato costruito a tavolino, io non ho nessun problema a dirlo. Con un pacco, che è stato un pacco nel quale l'arbitro, che era l'Unione Europea, invece parteggiava per una, per una eh, diciamo, delle due parti in maniera abbastanza chiara. C'è stato un, eh, un duopolio B&B, così lo chiamavano, cioè Berlino-Brussel, che ha deciso quali dovessero essere gli stabilimenti che pagavano. Come dire, il prezzo della diminuzione delle quote rispetto alla domanda del mercato. Ecco, questa è, è stata la storia che noi abbiamo visto sviluppata in questi due anni, cioè la vendita delle acciaierie, la, eh, il silenzio della Commissione europea sul fatto che si costituisse uno dei più importanti produttori di acciaio a livello continentale. Parlo della fusione quindi con l'autocumpo, quindi con i finlandesi. Il veto messo dalla stessa Commissione, quindi il ritorno indietro, la riattribuzione a eh, Thyssen Group sulla base di un impegno a costituire il quarto competitore europeo quindi con investimenti e piani eh, industriali come dire, competitivi, aggressivi sul mercato e, e poi siamo arrivati a, 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 alle, ai giorni nostri, cioè al fatto che questo non è avvenuto, che la Thyssen Group non è più interessata diciamo, a quello o almeno apparentemente a quello che è... Il sistema delle produzioni di acciaio, insomma, tutto questo, come dicevo, riporta però non solo alla soluzione del problema, che speriamo che questa mattina ecco, trovi anche diciamo, una sua articolazione per quanto riguarda i licenziamenti, i piani industriali e altro, ma porta alla volontà, alla capacità da parte del governo italiano, dell'Italia in generale, in questo momento, di, riappropriar, di riappropriarsi di una sua politica industriale. Questo deve essere fatto avendo anche la capacità di capire che bisogna intervenire laddove fosse necessario anche con propri mezzi. Chiudo perché capisco che l'argomento ci porterebbe via tanto tempo. Ma la privatizzazione delle acciaierie di Terni nasce con un profilo anche strategico di quella che era la capacità dell'Italia di rimanere in qualche modo presente in questo settore. Nasce infatti con una privatizzazione che vende una parte importante di quote tedeschi e un'altra parte di capitale di bandiera che non a caso viene rappresentato da imprenditori italiani, Agarini, Falc e Riva, che, ai quali vengono date queste quote in maniera agevolata affinché potessero essere coloro che garantivano appunto il capitale di bandiera, la strategia di bandiera di questo importantissimo stabilimento che per anni ha rappresentato la siderurgia nazionale. Bene, quella politica fu tradita dopo due anni perché... Gli stessi imprenditori hanno venduto le loro quote, hanno venduto tutte le detenzioni, hanno guadagnato molto di più normalmente di quelle che le hanno pagate e noi ci siamo ritrovati con uno stabilimento strategico per l'Italia completamente a eh, conduzione e proprietà eh, della multinazionale di Sen Group. Ecco. Quindi quella strategicità, quell'idea dell'Italia che comunque governa quelli che sono i processi industriali importanti, per quale quello dell'acciaio, io credo che debba essere ripresa anche con alcuni strumenti di intervento diretto laddove fosse necessario. Barberini, come consiglieri regionali, proprio nell'ultima riunione di aula avete discusso e alla fine anche approvato a maggioranza una mozione che riguarda il trattare questo problema della crisi industriale di Terni e Narni come area complessa, anche se non sono mancate discussioni sulla opportunità o meno di chiedere questa, questo provvedimento, di seguire questa strada. Alla fine però il Consiglio ha preso questa posizione. Sì, ha preso, assunto questa posizione, ma io l'analisi che ha fatto il collega De Sio la condivido nel, nelle premesse, non riesco ad essere particolarmente convinto nelle conclusioni. Eh, primo, sono sicuramente convinto che il problema Terni non è un problema limitato alla città di Terni, questo mi sembra sia dalla domanda sia dall'affermazione dall del consigliere Desio, anzi è, è un problema regionale ma eh, che non può essere circoscritto alle sole, a, ai soli confini regionali per la complessità, per le, le ripercussioni che ha questo sito produttivo eh, nell'economia regionale e, so e anche nazionale. Eh, L'altra analisi che, che è stata fatta anche in questa mozione è che in, così individua un problema di fondo: che in Italia da troppi anni non vi è una politica industriale seria. Eh, questo è paradossale se pensiamo perché. Eh, ancora, malgrado tutto, malgrado l'incompetenza della politica, malgrado, se vogliamo, anche la superficialità, a cui faceva riferimento prima anche Alfredo, eh, di una classe imprenditoriale che non, è, che non è cresciuta particolarmente in questo settore, o meglio, che ha saputo fare cassa, che ha puntato a monetizzare un vantaggio immediato senza andare a, a capire proprio invece quali potevano essere gli sviluppi. Dicevo, questo è paradossale perché, malgrado questo... Eh, ancora l'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e, e questo è straordinario come un tessuto produttivo qual è, qual è quello italiano pur in assenza di una politica industriale pur in assenza eh, di, eh, una, eh, diciamo, di grandi imprenditori nel, nel settore riesca con la, media, con la media classe imprenditoriale a ancora governare, a essere presenti nel, eh, nel sistema manifatturiero globale quindi io penso che su questo ragionamento dobbiamo assolutamente eh, trovare unità di intenti, continuare a richiamare l'attenzione, a sollecitare una politica industriale seria a livello nazionale. Una politica seria non può fare a meno di un settore strategico come l'acciaio. Direi questo: ne abbiamo già persi troppi di settori. Penso all'aeronautico, penso al farmaceutico, penso al chimico, che sono settori dove eh, probabilmente l'uscita dello Stato non è stata governata in maniera eh, decente, dove gli interlocutori che sono stati individuati non hanno eh, saputo investire, dove è necessario eh, trovare eh, meccanismi che cerchino di eh, intensificare, far crescere queste aziende. Forse la soluzione che diceva Alfredo non è, anzi sono convinto, ritornare a una presenza del, dell'ente pubblico non credo che sia la soluzione. Noi eh, probabilmente ecco, forse anche tempo, un però, periodo no? però un periodo di transizione anche un periodo di transizione i mercati eventualmente non ci fosse... noi abbiamo detto che eh, Terni va trovata con utilizzo della soluzione per, tendi, per Terni va trovata mettendo a disposizione tutte le frecce del, del, dell'arco di, di cui dispone la politica. Questa mi sembra che eh, per quanto riguarda eh, Giunta e Consiglio regionale. Eh, si siano eh, messi eh, tutti insieme eh, d'accordo per cercare proprio di sottolineare questo aspetto. Terni non lo abbandoneremo, non lo lasceremo, cercheremo di eh, capire quali saranno le soluzioni per potenziare e per ridare vivacità a un settore che definiamo strategico, come ho già detto prima. Barberini, eh, lei è esponente del Partito Democratico che vanta in organico il premier del governo italiano, Matteo Renzi, un premier che gode ancora della fiducia di tanti italiani, in tanti lo hanno votato, è stato un grande successo, una grande affermazione. Adesso sono, stanno arrivando le critiche. È il governo degli annunci, ne ha fatti troppi, dai 100 giorni sono diventati mille e c'è naturalmente il nodo proprio della politica industriale di cui stiamo parlando che è uno dei più grossi da sciogliere. Ho sentito critiche, soprattutto di voci provenienti dall'Umbria sul fatto appunto che Renzi avesse un po' trascurato proprio Terni rispetto all'Ilva di Taranto rispetto ad altre realtà. Adesso eh, è in calendario al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro anche sull'acciaio di Terni. Però ecco, ci sono anche delle critiche che stanno venendo a questo eh, governo che Prosegue dire, per la sua strada senza esitazioni e continua a fare anche se naturalmente la gente si aspetta di più dall'attuale governo. Ma eh, l'osservazione è giusta anche se delle volte anche troppo punitiva eh, nei confronti dell'azione del governo nazionale. È indubbio che il carico di difficoltà e di responsabilità che è sulle spalle di questo governo è, è enorme. Ha citato tre casi eh, di crisi produttive riconducibili al mondo eh, del manifatturiero, dell'acciaio, che, che stanno lì, che sono a testimoniare. Eh, Piombino, Taranto, eccetera, sono di fatto eh, crisi produttive che sono esplose e che sono, esplose, che sono eh, importanti quanto terni. Eh, mi sembra che dopo un primo momento di disattenzione, probabilmente dovuto anche a questa eh, situazione di difficoltà, perché anche, anche dagli altri siti produttivi premevano per vicende diverse, per la verità, perché la crisi di Taranto è una cosa eh, diversa da quella, da, da quella ternana, eh, però mi sembra che ormai ci sia anche su Terni la giusta, la giusta attenzione i continui confronti al Ministero dello Sviluppo Economico dove sono stati, quell'altro elemento forte, importante, caratterizzante, chiamati a un tavolo tutte le istituzioni dal Ministero, al Governo nazionale, la Regione, non si è guardato nemmeno troppo sul, su chi era al governo, devo dire che c'è stata anche una grande collaborazione anche con le forze di opposizione, sta a significare che c'è ormai anche qui la volontà di insistere. È chiaro, una politica industriale non si improvvisa, ci vuole del tempo, eh, però nei provvedimenti dei famosi mille giorni dobbiamo metterci anche questa, probabilmente... È opportuno, anzi direi necessario che quando si parla di politica industriale non si metta alla fine dei mille giorni ma si inizi veramente ad investire. Io credo che una soluzione ce l'abbiamo, eh, indubbiamente dobbiamo intervenire su un mercato del lavoro che va, ha bisogno di essere innovato, riossigenato. A Abbiamo anche, ha bisogno, un mercato di investire molto in politiche di formazione e sul versante dell'istruzione e abbiamo anche una grande risorsa che oggi non abbiamo completamente eh, utilizzato, che è quella della. Degli imprenditori che sono attenti al nostro paese, dei, alcuni imprenditori che non vanno, che non portano, che non dislocano, che non portano le proprie attività magari per guadagnare qualche, qualche euro al di fuori dei confini dell'Unione Europea, ecco quella classe di imprenditori media che va sostenuta, che va aiutata, che va aiutata a crescere proprio per cercare di dare una risposta, a una politica industriale di cui abbiamo assolutamente bisogno. Sì, ho visto che siamo a livello di politica nazionale. E lei questa volta invece non ha a che fare col governo ma è opposizione dappertutto come Fratelli d'Italia, non fate parte della coalizione di governo. <ride> Qual è la novità potrei dire? Nel senso che <ride> e opposizione. Storia e tradizione diciamo, sono trovate molto più spesso all'opposizione che al governo. Soprattutto Però, in Umbria. Quindi. Sinteticamente, vista da fuori invece la situazione, qual è la critica che si fa? Ma allora, dunque, io dico che ehm, personalmente non ho molta simpatia per i modi più che per i contenuti con i quali si esprime il Premier. Eh, capisco che questo è un momento nel quale i cittadini italiani, come dire. Eh, guardano con attenzione a quelle che sono le parole, i proclami e quindi in qualche modo eh, come dire, questa capacità anche nuova di comunicare eh, sta facendo breccia eh, io preferisco toni più pagati, più ragionati e, e situazioni nelle quali eh, si fa più che si dice e fino a questo punto diciamo, quello che eh, il Premier ha annunciato in alcune parti eh, del suo programma in generale diciamo, spaziando dalle riforme fino a ai programmi di rilancio economico, industriale, come ricordavamo, possono anche avere a parole eh, come dire, delle fondamenta e delle condivisioni. Altro è poi quello che si vede quotidianamente, diciamo, è, e quindi su questo però eh, c'è diciamo anche il discorso del, dell'inizio di questo percorso, lo vedremo, lo verificheremo. Dai primi atti non è che sia rimasto entusiasmato. Eh, quello soprattutto che mi preoccupa è che tutto quello che viene annunciato e viene fatto poi alla fine è una sorta di machillage e di mezza riforma, cioè anche riforma a livello eh, nazionale, istituzionale che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, la riforma del Senato, così come altri tipi di eh, modifiche che sono state fatte, insomma, alla fine diciamo, hanno lasciato le cose né più e nemmeno come stavano hanno espropriato tutta più cittadini del fatto di poter andare a votare o meno, parlo della riforma del Senato, parlo di quello che è ad esempio adesso il rinnovo dei consigli provinciali, che francamente mi sembra una buffonata pazzesca, eh, no? perché poi le province allora, o si abolivano del tutto, così come il Senato, oppure si lasciavano eh, nella potestà dei cittadini dal punto di vista delle elezioni. Parlo così anche di altre cose, quando si parla di snellimento della pubblica amministrazione, degli annunci che spesso vengono fatti con, fasi, con frasi roboanti, tipo c'è cioè, ancora grasso da tagliare nella pubblica amministrazione. Sì, ma il grasso non è sicuramente lo stipendio eh, che viene bloccato per i dipendenti della pubblica amministrazione da anni e anni e anni, incominciando proprio da quelle forze dell'ordine che avranno risposto forse con toni alti, ma hanno fatto. Quello che era giusto fare in un momento nel quale sono chiamati a fronteggiare diciamo così un'emergenza anche dal punto di vista della sicurezza sul territorio nazionale e che non vedono riconosciuti in nessun modo i loro diritti a quella che è una progressione anche economica. Allora ecco tutte queste cose. Il giudizio è negativo. Il giudizio è negativo, ma è negativo non prioristicamente è negativo su quel poco ho fatto. C'è naturalmente la possibilità di vedere, di correggere. Eh, quello che è il giudizio in corsa perché sulle cose che, insomma, come dire, che vengono fatte, che vengono proposte e che avessero una loro linearità nel rilanciare l'economia, l'occupazione e quant'altro non c'è nessun problema a condividere. Però vedo molta schizofrenia, vedo come dire, molta boria ecco, e poca sostanza. Insomma. Barberini, torniamo a noi e alla nostra uh, realtà politica locale, regionale perché come anche Desio ha già introdotto c'è il tema delle riforme e c'è anche la riforma della legge elettorale, a parte le province anche il più importante ente della regione, cioè appunto la regione Umbria, va rieletta entro breve e si cominciano a sentire segnali da parte dell'opinione pubblica che vuol sapere come sarà la nuova regione, perché nuova sarà senz'altro, c'è una diminuzione da 30 a 20 consiglieri e voi adesso avete l'incarico proprio di stabilire le modalità di come si arriverà a questa nuova regione. Io sulla proposta della riforma elettorale eh, penso che tutto questo interesse gli umbri alla fine non ce l'hanno. Ho, ho una sensazione che sia un dibattito tutto interno ai partiti, tutto interno ai, a chi eh, aspira legittimamente ad essere candidato, ad essere eletto. Forse anche noi giornalisti siamo un po'... Curiosi. È probabile, è probabile. L'argomento è... L'argomento è sicuramente entusiasmante per gli addetti ai lavori, diciamo. eh, però eh, va indubbiamente fatto. Eh, le questioni, a mio avviso, che eh, dobbiamo porre al centro del ragionamento, a parte questo aspetto che non lo ritengo assolutamente prioritario rispetto a tante altre situazioni a cui abbiamo fatto riferimento, abbiamo parlato oggi, eh, sono sicuramente quella che dobbiamo. Andare a, eh, prima di tutto a dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri eh, eletti. Quindi con questo diciamolo chiaramente togliamo immediatamente mm. ogni parvenza, ogni eh, situazione di listino o meccanismi analoghi che favoriscano a chi non ha il consenso elettorale di entrare nelle, nelle istituzioni, eh, entrare nell'assemblea legislativa. Quindi il primo, il primo aspetto. Il secondo aspetto è che dobbiamo assicurare al massimo la governabilità. Eh, quindi questo è un elemento, una maggioranza chiara, una maggioranza chiara che governa, una minoranza chiara eh, che sta all'opposizione e che esercita il proprio ruolo in maniera, in maniera netta. Quindi evitiamo confusione, evitiamo situazioni di, eh, di questo tipo. Il terzo aspetto che credo sia assolutamente importante è che il consigliere regionale, o meglio, che i consiglieri regionali che entreranno a far parte della futura assemblea legislativa debbono essere rappresentanti di un territorio regionale. Quindi, Superiamo quell'idea di localismo. Eh, come qualcuno eh, propone, la, il consigliere regionale sostanzialmente banalizzo eh, di quartiere non ha senso. Abbiamo necessità di avere consiglieri regionali che siano rappresentativi eh, che vengono indubbiamente da alcuni territori, da alcune città, ma che siano rappresentativi che si portino e interpretino le istanze di un intero eh, territorio regionale. Peraltro già piccolo, quindi sarebbe sorprendente non riuscire ad essere. Altrimenti la crisi ternana. Corriamo il rischio che se ne occupa solo il consigliere di Terni o della crisi della, della Merloni se ne occupa solo quello della fascia Appenninia. Non ha senso e quindi questa è l'idea. Il quarto aspetto è che ci sia una chiara indicazione della, del Premier, cioè del Presidente della Giunta. Sulla base di questi elementi tutto può essere fatto, mettendoci anche l'altro ingrediente essenziale che ci è stato imposto, che è quello dei 20 consiglieri, scendiamo da 30 a 20, quindi più il, sarà una prossima assemblea legislativa composta da 21, quindi 20 consiglieri più il Presidente, messo dentro questo tutto può essere, può essere fatto. Io non sono particolarmente innamorato di alcun sistema, dobbiamo trovare la massima coesione, la massima.. Eh, condivisione su eh, un sistema elettorale che riesca a garantire questo. Ritengo che eh, e qui sono una voce fuori dal coro eh, che eh, proprio per assicurare la, la massima governabilità e dall'altro anche evitare violazioni eh, di principi costituzionali eh, ho messo a titolo e qui a titolo personale un'ipotesi anche sul doppio turno, perché sono convinto eh, che eh, premiare in maniera eccessiva la, una maggioranza che eh, verrà fuori dal, dalle prossime elezioni eh, con un risicato, un risultato possibile ridotto non sia, non sia corretto, non sia rispettoso dei dettami costituzionali. Quindi ho messo nel mio ragionamento un ulteriore, un ulteriore elemento. Laddove chi vince elezioni ha un, un peso elettorale non corrispondente a quel, a quel premio di maggioranza, possiamo anche mettere questo come elemento, come introduzione. La critica che viene fatta nelle assemblee legislative, questo non si applica. Eh, Penso sempre che il, il, la massima assemblea legislativa per eccellenza è proprio quella del, del Parlamento italiano. Lì si continua a parlare di doppio turno. Favorisce indubbiamente le aggregazioni eh, condivise, favorisce quelle aggregazioni che poi assicurano la governabilità all'interno eh, del, della futura coalizione di governo. Questo è un po' il ragionamento. L'ipotesi sì. doppio turno come per i sindaci, anche se Barberini ha detto sì. parlo a titolo personale, cioè sì, è sì, ancora parlo, tutto da vedere naturalmente, tutto da vedere. è un'ipotesi che sto così maturando, mm. magari cercando di non introdurre un doppio turno se non si arriva alla fatica soglia del 50, però eh, pensare di dare eh, ipotizzare di dare eh, il 60% o giù di lì a chi nell'ipotesi non arriva al 40, credo che non sia giusto. Allora ragioniamo anche a dei correttivi che permettano di assicurare eh, governabilità, quindi un numero adeguato di chi ha la maggioranza, ma anche con il rispetto dei principi costituzionali. Comunque... Se la norma è incostituzionale a Roma, credo che lo sia sì. e lo debba essere anche a Perugia, con molta, con molta chiarezza. Intanto, Detto comunque... questo, però il resto del ragionamento è l'altro. Non è che l'altro elemento che non mi convince appieno, e lì dovremmo discutere, è sulle preferenze, le preferenze multiple. Eh, io sono rimasto appassionato, o meglio, mi sono appassionato alla politica nel momento in cui eh, qualcuno ha detto c'erano quegli accordicchi. 1 2 3 4 preferenze e si facevano quei trenini di candidati reggendo reggendolo sostanzialmente all'interno dei partiti anche le aggregazioni di sottoparTito. Quella è idea sarà più brutale, però penso che la preferenza secca è indubbiamente una soluzione, una risposta importante a un mondo che chiede alla politica proprio chiarezza. Intanto viene fuori che i cittadini esprimeranno preferenze, quindi per il listino mi pare che non ci siano più sostenitori, né da, dal centro-sinistra un po né dal centro-destra, però, alla fine penso ah, che però sarà difficile mi sembra diventato alquanto cioè, impopolare. Desio, eh, poi però eh, meno consiglieri, meno, meno spazi vorrei dire, mi sembra così, da un'ipotesi di riforma e, possibili, non so, alleanze allora a questo punto tra ah, partiti o. Eh, L'argomento è come dire, appassionante, forse non per i cittadini, ma comunque per la democrazia, per le istituzioni. Molte delle cose che ha detto Luca Barberini le condivido, eh, credo che comunque sia in un sistema eh, diciamo, di elezione regionale, con la diminuzione del numero dei consiglieri eh, vi sia anche la necessità di trovare dei sistemi correttivi affinché non vi sia come dire, un peso preponderante di alcune aree. Diciamo, rispetto alle altre del territorio, vedremo come, come si potrà fare, però c'è anche un altro fatto che noi ci troviamo a vivere anche qui, no? tornando al discorso delle riforme come dire, che vengono annunciate, che poi sono montagne che partoriscono il topolino, ad, ad essere intervenuti ad esempio sulla diminuzione del numero dei consiglieri, che da 30 per una piccola regione è passata a 20, allora a questo punto lo potrebbe dire perché non a 10, cioè ci si potrebbe fare la rincorsa a questo tipo di... Meccanismo senza pensare che la vera riforma era quella della diminuzione del numero delle regioni. La vera riforma coraggiosa che servirebbe all'Italia è quella della, di, del, di, eh, diminu sì, della diminuzione non del numero dei consiglieri ma delle regioni, perché oggi 20 regioni sono assolutamente troppe. Oggi c'è la discussione attorno al fatto di ripensare di, le, le regioni a stato autonomo e questo va bene, ma anche di ripensare l'Italia e il sistema ITEL attraverso delle aree che siano molto più ampie di quelle che geograficamente abbiamo conosciuto come regioni. Basti pensare a quella che è l'Italia di mezzo, che oggi è rappresentata da Umbria, Marche, una parte del, del Lazio, la famosa regione dei Due Mari. Allora forse tutto questo, invece che il rincorrere di Fiorito di Turno o altri scandali che portano come dire, a questa furia giacobina nella quale si fa tutta l'erba un fascio, forse bisognava pensare a ricostruire un'architettura dello Stato che fosse molto più coraggiosa, che a quel punto poteva avere un numero di consiglieri che rappresentavano un numero di eh, cittadini italiani molto più ampio, quindi grandi risparmi. Poi se la volete sapere tutta, come, qual è il mio pensiero, credo che addirittura le regioni debbano perdere quella che è la loro potestà legislativa, perché penso che sia invece importante tornare a una forma di semplificazione per cui l'Europa le, fa le leggi, il Parlamento recepisce le leggi, le regioni. Fanno le leggi anche loro e chi dovrebbe applicare dovrebbero essere solo i comuni. Credo che bisognerà trovare un sistema per il quale, se il Parlamento europeo fa leggi, il Parlamento italiano fa leggi. Il soldati, e beh, le regioni e i comuni sono quelli che poi amministrano i territori secondo le leggi che sono state approvate. Quindi ci sarebbe molto da discutere da questo punto di vista. Per il resto. Eh, credo che eh, questa comunque sia eh, strada che sarà intrapresa della diminuzione del numero dei consiglieri e quindi anche della necessità di garantire governabilità non possa però cozzare contro il principio della rappresentanza. Allora, rappresentanza di partiti di eh, coalizioni che deve spingere a, un, a una forma anche di aggregazione, ma dobbiamo pensare, e forse su questo il discorso del doppio turno ha un senso che non siamo più nel sistema di 4-5 anni fa. Cioè 4-5 anni fa c'era un sistema che tendeva al bipolarismo e al bipartitismo. Oggi c'è un sistema almeno tripolare e quindi è assolutamente eh, giusto e fondamentale che ci sia un sistema che garantisca che chi governa ha effettivamente una maggioranza. Mi devo fermare, Ci grazie al consigliere Dessio, grazie al consigliere Barberini grazie. e a tutti voi per averci seguito. Termina qui il punto, alla prossima settimana.